Quest'oggi prepariamo il tiramisù Bayard con uova, zucchero, mascarpone, eccolo qui, caffè, savoiardi e cioccolato al latte a pezzi. Le uova devono essere a temperatura ambiente. Separiamo adesso i bianchi dai rossi. Rosso. Questi sono i rossi che mettiamo da parte, questi sono i bianchi. Allora, adesso ai bianchi uniamo un pizzico di sale, proprio poco poco. Qui. E li montiamo a neve, aggiungendo nel momento in cui si sono un po' solidificati, anche lo zucchero. Montarli per circa 2 minuti, 3 minuti, non di più. La neve incomincerà ad apparire dopo il 40° secondo di frullata. Se non avviene, vuol dire che è già impazzita e quindi non avverrà più. Quindi bisogna ricominciare da capo in caso. È importante avere i bianchi montati a neve, perché conferiscono poi al mascarpone una densità diversa rispetto a quando li mettiamo liquidi. Quindi verrà più una crema di mascarpone che un liquido. Ecco qua. La consistenza la si misura così, che è capovolto e non cade. Questi sono i nostri bianchi montati a neve, ecco qui. Perfetto, adesso procediamo. I rossi li mischiamo con lo zucchero, ricordo 150 grammi di zucchero, se no poi viene troppo dolce la crema di mascarpone. Andiamo ad aggiungere adesso il mascarpone, però non potremo farlo con la frusta, perché il mascarpone è troppo duro e quindi rischiamo che la frusta si inceppi. Aggiungiamo il mascarpone. Tiriamolo a mano. Ecco, questo è il mascarpone mischiato con le uova. Come vedete è bello cremoso. Andiamo ad aggiungere adesso anche il bianco d'uovo. Eccolo qui, vedete, appare come una panna. Bene. Adesso dobbiamo assaggiare con un cucchiaino per sentire se lo zucchero che abbiamo messo dentro sembra molto dolce. Tenete presente però che quando andremo a mettere i savoiardi dentro il caffè amaro, rigorosamente amaro,
sarà necessario averlo leggermente più dolce la crema di mascarpone. Gli vado ad aggiungere altri 30 grammi, quindi in totale 180 grammi di zucchero. Quando andremo a mettere i savoiardi dentro il caffè amaro, rigorosamente amaro, sarà necessario averlo leggermente più dolce la crema di mascarpone. Gli vado ad aggiungere altri 30 grammi, quindi in totale 180 grammi di zucchero. Ecco, la crema di mascarpone è pronta. Adesso andiamo a bagnare i nostri savoiardi. E nello stesso piatto versiamo un pochino di caffè, una sorta di piscina di caffè per i nostri savoiardi. E lo mettiamo qui. Intanto nel fondo della nostra coppa mettiamo un cucchiaio di crema di mascarpone. Adagiamo il primo savoiardo. Mi raccomando, non li bagnate troppo perché anche se all'inizio sembrano ancora duri, in realtà continuano a spugnarsi anche dopo averli sollevati dal caffè. Quindi rischiamo di fare dei savoiardi troppo imbevuti. Ecco, giriamolo 3-4 volte e il savoiardo si continua ad ammorbidire nella coppa. Ecco qui. Finito il primo strato di savoiardi, andiamo a mettere un altro pochino di crema e facciamo il secondo strato, ecco qui. Continuiamo aggiungendo adesso dei pezzetti di cioccolata. Tagliate grossolanamente il vostro uovo di Pasqua oppure anche una tavoletta di cioccolata, però l'uovo di Pasqua si presta un pochino meglio perché essendo più sottile si può spezzare con le mani. E fate dei piccoli pezzetti di cioccolata. Sarebbe meglio utilizzare la cioccolata fondente, ma se l'uovo di Pasqua che vi è rimasto è un uovo di Pasqua al latte, potete tranquillamente utilizzare l'uovo di Pasqua al latte. Continuiamo con un altro strato di savoiardi. Potete anche andarli ad adagiare in una maniera diversa, non seguendo la stessa geometria del piano di sotto, perché tanto una volta che si saranno spugnati faranno una sorta di strato unico. Quindi non è un problema che non sia uniforme a quello precedente. Finito l'altro strato di savoiardi, andiamo a mettere un'altra volta la crema di mascarpone. Da che premete i savoiardi verso il fondo, la crema poi sale dalle fessure, quindi non abbondo mai troppo perché sennò poi uno rischia di mangiare più crema che savoiardi. Non che sia cattiva, eh. Ecco qui un altro pezzetto di uovo. Ricopriamo con un altro po' di savoiardi imbevuti. Dopo aver finito gli strati di savoiardi, andiamo ad aggiungere l'ultimo strato di crema. Siate generosi nell'ultimo strato, perché lo strato di copertura non deve mostrare neanche un savoiardo. Mettiamo qualche altro pezzetto di cioccolata e adesso andiamo ad aggiungere un pochino di cacao. Cacao deve essere amaro, eh? Ecco pronto il nostro tiramisù by Art. Mi raccomando, conservatelo in frigo per almeno un paio d'ore prima di servirlo. Il tiramisù va servito freddo in modo tale che si sia un po' compattato. E allora, buon appetito e mangiatelo con il cuore. By Art, fatto col cuore.